L'influenza picchia duro e se tra qualche giorno i sanitari sperano almeno si possa arrivare al picco, sono moltissime le persone ancora a letto con conseguenze più o meno gravi. Giuseppe Dalben, direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, ribadisce che ci si preserva solo con il vaccino. Dobbiamo essere veramente convinti che è importante la vaccinazione. Cioè, allora, usciamo dall'epoca, dalla fase Covid, diciamo così. Abbiamo un Covid che è in calo come positività, ne abbiamo una cinquantina di positivi attualmente ricoverati nel nostro ospedale, ma non per Covid, sì, con il Covid. Però abbiamo sei persone in terapia intensiva dovute appunto all'influenza che non si sono vaccinate. Allora, il tema è proprio questo, siccome c'è questa opportunità, l'H1N1 poi è dentro, no, al vaccino, c'è questa opportunità della vaccinazione, approfittiamone, ecco, questo mi sento di dire alla gente. Poi c'è tutto il tema della, come dire, prevenzione, no? Quindi il Covid ci ha insegnato l'uso della mascherina, l'attenzione ai luoghi appunto di sovraffollamento, l'attenzione appunto a quando veniamo in contatto con persone fragili, con anziani, ecco, tutta una serie di modalità di comportamento che dovremmo ormai aver ben assorbito e quindi usiamole. Certo c'è una pressione ospedaliera, ma è una pressione sotto controllo, naturalmente la pressione ospedaliera è soprattutto nelle aree mediche per i ricoveri. Gli accessi nei pronti soccorsi, sia pediatrico che degli adulti, sono in calo. E questo è un dato che tutto sommato ci fa ben sperare. La curva epidemica, adesso aspettiamo il dato di venerdì, comunque sembra flettere, quindi dovremmo avere raggiunto o essere vicini appunto al picco dell'epidemia e quindi andiamo verso una fase di, speriamo, normalità nel più breve tempo possibile. Ricordiamo magari che ci si può ancora vaccinare, no? Perché poi ha fatto specie anche il fatto che le due vittime, quelle di Vicenza, insomma, per parlare chiaro, fossero persone comunque relativamente, giovani, quindi non dobbiamo pensare che sia una questione dei fragili. No, allora, non dobbiamo pensare che sia una questione dei fragili, è vero, però è anche vero che chi abbiamo ricoverato nelle terapie intensive sono persone che non si sono vaccinate ma che hanno delle patologie cardiovascolari, broncopolmonari e così via. Quindi quando noi proponiamo la vaccinazione, la proponiamo sì, come dire, agli anziani, ai fragili, ma anche a chi ha questo tipo di patologie, quindi usiamola, ecco, questa possibilità, è importante.